Intreccio di sfoglia al caramello salato, ma non solo caramello salato, ma all'interno abbiamo le mandorle tostate e biscotti sbriciolati. Guardate il video. Vi faccio vedere la fetta all'interno e io vado ad assaggiare. Mamma mia! Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e con un coltello andiamo a dividerlo a metà nel senso della lunghezza. Per ogni rettangolo ottenuto andiamo a mettere 50 g di mandorle, come vedete tritate grossolanamente, le ho tritate con un bicchiere semplicemente e poi le ho tostate per 7-8 minuti in padella. Quindi le mettiamo al centro, guardate, nel senso della lunghezza, lasciando i bordi liberi. Ed ora guardate qua, dei semplici biscotti, quelli che avete in casa. Prendete i biscotti e li andate a sbriciolare grossolanamente mettendoli sulle mandorle tostate. Ho messo due biscotti per rettangolo. Guardate che meraviglia! Il caramello salato di cui vi lascio il link. Ora lo vado a dividere nei due rettangoli, questi sono 100 grammi, li mettete al centro. In una ciotola mettiamo un po' d'acqua e con un pennellino andiamo a spennellare tutti i bordi dei nostri rettangoli di sfoglia. Ed ora andiamo a chiudere. Andiamo a sollevare la pasta sfoglia. Prima chiudiamo questa estremità, in questo modo. Naturalmente, come sto facendo questo, andate a fare anche gli altri. E poi sovrapponiamo uno sull'altro. Ora mettiamo i due rotolini su placca. Guardate. Ecco qua. Partiamo dal centro e cominciamo ad attorcigliare. In questo modo. Dall'altro lato. Lo sistemiamo per bene. Spennelliamo tutta la superficie con latte. Va benissimo anche un tuorlo con un po' di latte oppure un uovo intero, come volete voi. Do una spolverata di zucchero di canna, semi di lino. Ed ora inforniamo a 170 gradi ventilato per 15-20 minuti. Ci vediamo dopo! E ancora una volta vi faccio vedere che con poco si può realizzare tanto. Guardate che meraviglia! Faccio vedere com'è venuta la nostra treccia. Guardate la cottura, spettacolare! E naturalmente c'è il nostro caramello salato. Caramello salato che è fatto in casa, è una bontà divina. Niente, vi faccio vedere la fetta all'interno con tutti gli ingredienti che abbiamo messo. Mamma mia, io vado ad assaggiare. Mamma mia. Una squisitezza. Che bontà! Il caramello con i biscotti e con le mandorle e io sempre i video parlando e mangiando sono squisiti. Sono felicissima anche questa volta. Tante volte con una pasta sfoglia, vedete, no? Si può realizzare un qualcosa di semplice ma nello stesso tempo d'effetto. E con questo vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando, vi ricordo sempre di attivare la campanellina su tutte, che come sapete stiamo avendo dei problemi di iscrizione, perché non risultano tutte le iscrizioni, quindi non arrivano le notifiche a tutti voi, miei iscritti. Grazie a tutti di cuore, da Tiziana Malimpasto.